l'annuncia di Pasqua dell'amnistia, per l'amnistia del Partito Radicale. Siamo con Bruno Mellano, che è il garante dei detenuti della regione Piemonte. Gli chiediamo ovviamente perché è qui, cosa rappresenta questa marcia. Ma come hanno sottolineato gli organizzatori, Irene Testa in particolare nella conferenza stampa di presentazione, c'è stata una buona adesione dei garanti, anche a cominciare da Franco Corleone, che è il coordinatore dei garanti regionali e territoriali italiani. Come si fa a non essere qua? Cioè, nel senso che obiettivamente chiunque si avvicina alla comunità penitenziaria, quindi ai detenuti, ai familiari, agli operatori, alle istituzioni, sa che è necessario ed urgente un'azione decisiva, partendo da un atto di clemenza, ma partendo da una presa d'atto che così il sistema non funziona e, nonostante le norme straordinarie, eccezionali, temporanee che sono state messe in campo per superare la condanna del 2013, Torreggiani, la situazione è di nuovo in affollamento e in risalita. Lo diceva il garante nazionale Mauro Palma nella sua relazione al Parlamento del 21 marzo: a fronte dei 55.000 detenuti presenti abbiamo 45.000 posti effettivi. Allora, a cominciare da un'amnistia per porre il problema della giustizia e della riforma della giustizia, credo che sia necessario, doveroso e peraltro anche, diciamo, nelle finalità stesse della grande e importante campagna voluta dal ministro Orlando degli Stati Generali dell'esecuzione della pena, che volevano porre sul tavolo le possibili riforme per cambiare passo. Grazie.